Eccomi qui, in questo video realizziamo questo Babbo Natale in panno lenci. Ricaviamo le sagome dal panno lenci e iniziamo col formare il viso, incollando la barba a tre quarti. Posizioniamo la sagoma del cappello e cuciamo col punto filza. Uniamo fra loro le sagome che rifiniscono il cappello e cuciamo col punto festone. Imbottiamo con l'ovatta. In punta, prima di cucire totalmente, inseriamo un campanellino. Inseriamo praticamente l'anellina del campanellino e cuciamo. Uniamo le due sagome e cuciamo fra loro col punto festone. Questa sarà la bordatura del cappello. Thank you.
Man mano che cuciamo, imbottiamo con l'ovatta. Stesso procedimento nel creare i baffi. Formiamo il naso, uniamo le due sagome fra loro, cuciamo col punto festone e imbottiamo con l'ovatta prima di cucire totalmente. Uniamo le due sagome e cuciamo tra loro col punto festone. Inseriamo un nastro piegato a metà per poter poi appendere il nostro Babbo Natale.
imbottiamo con l'ovatta e finiamo di cucire. Utilizzando della barba finta, andiamo a incollarla sopra alla barba in panno lenci. Rifiliamo la barba in eccesso. Incolliamo la bordatura. Incolliamo la punta del cappello. Incolliamo i baffi, il naso e gli occhi. Sistemiamo la barba. Ed eccolo qui, spero possa piacervi e darvi nuovi spunti creativi. Alla prossima!